Salve. Il tema del nostro esperimento di oggi sarà la cosiddetta proiezione astrale. Questo è un argomento ampiamente pubblicizzato. Molti ne parlano, ma pochissime persone sanno di che cosa si tratta. Per questo abbiamo deciso di fare una piccola dimostrazione. Le condizioni sperimentali saranno semplici. Abbiamo due telecamere e due operatori. Andrei e Andrei azionano le telecamere. Andrei mi seguirà con questa telecamera e quest'altra telecamera sarà ferma e sarà monitorata dal secondo Andrei. Perché lo monitoriamo? Perché le telecamere, beh, si vede come sono, a volte si spengono e devono essere accese istantaneamente. Questa è una funzione di queste telecamere, in modo che le riprese non si fermino. Il nostro obiettivo e il nostro compito è quello di non avere lacune durante le riprese, in modo che possiate vedere. Ecco il mio orologio, potete vedere l'ora. Forse dopo chiederemo a chi monta il video di dividere lo schermo tra due telecamere in modo da poter vedere che coincidono e così via. L'operatore dimostrerà capacità metafisiche. Ecco il nostro operatore. Siamo stati obbligati a nascondere il suo volto perché, prima di tutto, lei è un umano come tutti noi. Non c'è bisogno di un'attenzione in più. Ed inoltre queste persone non rivelano i loro volti, scusate. Quindi il punto dell'esperimento è il seguente. Andrei ed io ora saliremo al primo piano. Ora ci troviamo nel secondo laboratorio improvvisato nel seminterrato. Questo è un seminterrato, ma noi saremo nell'altra ala del primo piano. Lo vedrete voi stessi mentre camminiamo. Cioè, è impossibile sentirci come vi abbiamo mostrato. Qui non ci sono né monitor né altro. Tutto è assolutamente onesto e tutto accade davanti ai vostri occhi. Parleremo più tardi dell'obiettivo e dei compiti. Abbiamo spiegato gli obiettivi e i compiti. Per quanto riguarda ciò che accadrà, vedremo. Beh, ne parleremo più tardi. Prego, accomodati. Andrei sta prendendo posizione dietro la telecamera. Andiamo al primo piano. In realtà tutto questo è molto interessante, sia i piani astrali che... Beh, qui siamo un po' aiutati. Questo è in realtà l'edificio del centro di coordinamento all'Atra, per chi non è stato qui. Quindi, ho avuto una chiave qui da qualche parte. Questa è la stanza che è stata appositamente liberata per noi. Beh, come potete vedere, è una stanza assolutamente chiusa, non c'è niente qui, né monitor, né microfoni. C'è solo un microfono su di me e sulla telecamera. Cos'altro abbiamo qui? Beh, tutto quello che c'è qui si vede. Sto mettendo la chiave in tasca, quindi mettilo su questo, così non barcolla. Perché ci rimproverano che la telecamera barcolla, i nostri operatori non sono abbastanza bravi. Gli operatori sono bravi, ma ragazzi, noi improvvisiamo come possiamo, facciamo del nostro meglio. Bene, allora abbiamo un dado. Serve per lanciare numeri a caso. Bene, così nessuno potrà dire che ci siamo messi d'accordo in anticipo o qualcos'altro. Abbiamo dei fogli di carta e abbiamo un pennarello. E possiamo dire di essere pronti per l'esperimento. Qual è il punto qui? Il nostro operatore dovrà vedere quali numeri scriveremo. I numeri usciranno a caso tirando il dado. Potrebbero essere numeri a due cifre, a tre cifre, potrebbero essere anche a dieci cifre. Beh, qualsiasi cosa ci piace. Tanto per cominciare, come riscaldamento, come mezzo di riscaldamento, proveremo un numero a due cifre. Nella seconda parte dello schermo vedrete cosa sta realmente accadendo in tempo reale, durante le riprese. E ora tiriamo il dado. Due. Abbiamo il numero 2. 2. Stiamo scrivendo. 2. Eccolo scritto. L'operatore deve vedere tutto questo e rispondere.
Poi è uscito il numero 6. Ecco, guardate. 6. Stiamo scrivendo 6. Ok, fermiamoci qui. Il primo numero è 26. 26. Ora il secondo numero. Prenderemo il secondo numero nello stesso modo. Tiriamo il dado. Bene, è uscito di nuovo 2. 2. Scriviamo 2. 2. Tiriamo il dado un'altra volta. 4. Scriviamo 4. 4. Ancora una volta. 1. Scriviamo 1. 1. Quindi abbiamo il numero 241. 241. Facciamolo un'altra volta. Per la purezza dell'esperimento. Numero 2. 2. Il terzo numero inizia con 2. Interessante. Ancora una volta. 1. 1. Credo che dovrei tirarlo su un altro tavolo perché qui non rotola bene. 6. Ok, 6. 6. Fermiamoci su un numero a tre cifre. 216. 216. Cioè si vede chiaramente 216. Questi sono i numeri che sono usciti. Beh, in effetti credo che per quante volte lo ripetiamo sarebbe sempre lo stesso. Penso che questo sia più che sufficiente. L'operatore deve riprodurre tutto questo dall'altro lato per dimostrare le sue capacità. In sostanza è così. Bene, ora basta così, non scherzare. Puoi dire ad Andrei che l'esperimento è finito. Dite che spenga la telecamera e venga di sopra. Questo è tutto, grazie. Scusatemi, sono davvero solo bambini. Il fatto è che la nostra operatrice, beh, diciamo che è solo una principiante. Sono passati solo 2 anni da quando hai intrapreso questa strada. Questo percorso è in realtà molto interessante. Beh, diciamo che lo studio della metafisica è sempre interessante. Ma è interessante e utile solo per chi intraprende davvero il cammino spirituale, per chi non solo intraprende il cammino della conoscenza di sé, dell'autosviluppo, ma ha lo scopo di servire. Cioè, sono persone veramente altruiste che, diciamo, si dedicano pienamente e interamente al servizio di Dio, al mondo spirituale, che perdono interesse per la tridimensionalità. Questo non significa che smetta di essere per loro, no, ma significa che iniziano già a vivere con altri obiettivi, che si imbarcano con fermezza, non solo a parole, ma anche con i fatti nel cammino spirituale. Coloro che, pur acquisendo e sviluppando queste capacità, non ne useranno mai per fare del male alle persone, beh, e non si confronteranno nemmeno con il mondo spirituale. Molte persone naturalmente vogliono, lo capisco, acquisire queste tecnologie, queste capacità, questi strumenti, ma sono pericolosi. Sono pericolosi prima di tutto perché una persona che ha ceduto alla tentazione potrebbe usarli, beh, non proprio come previsto. Quindi concediamo qualche birichinata ai giovani. Beh, non è una birichinata. Penso che volesse mostrarsi e fare una domanda. Abbiamo finito o no? Quindi abbiamo risposto che abbiamo finito. Quindi, beh, sì, per capire. Da un lato ci ha preso un po'. Vieni, Andrei. Ecco, Andrei è entrato. Siediti. Come vediamo, ovviamente è stato informato che l'esperimento è terminato. Beh, è stata di nuovo birichina. Ha iniziato a far girare i vasi. Beh, affinché la gente non dica che ci sono dei magneti, beh, niente, è vetro normale. Bene, cattiva condotta. Bene, ragazzi, le mie scuse. Va bene se mi siedo? In realtà parliamo un po'. Qual è lo scopo di questo esperimento che abbiamo appena mostrato? E perché l'abbiamo fatto innanzitutto?
Beh, innanzitutto perché oggi molte persone hanno iniziato a parlare di questo, il piano astrale, l'esperienza cosciente fuori dal corpo, alcuni sogni lucidi, eccetera. Tutti questi, infatti, sono gli strumenti della coscienza, sono distrazione e cose simili. Anche quello che abbiamo appena visto a distanza, non lontana, ma quella distanza non ha importanza, né il tempo né la distanza. Credetemi, questo funziona a qualsiasi distanza, in qualsiasi punto. Per queste persone non ci sono difficoltà da affrontare, vedere e così via. Ma chi ne parla molto comincia a dire che con l'aiuto di questa proiezione astrale viaggiano un po' in un altro mondo e possono... Beh, di recente c'è stato un tizio che ce l'ha detto e che abbiamo filmato. Penso che forse lo mostreremo nel prossimo programma. Ci ha detto che il piano astrale per lui è come una porta, lui la apre e può arrivare ovunque, per esempio alle piramidi, la apre ed è già alle piramidi e può vedere tutto, osserva tutto, vede tutto, è così bello, colorato, è così colorato e bello che ne parlano. C'è molto su YouTube e in TV, parlano dello stesso piano astrale, mostrano com'è tutto bello. E la gente ne parla con una tale ispirazione che contagiano gli altri. Ma cosa porta questo contagio? Beh, nessun contagio porta mai a qualcosa di buono, giusto? Soprattutto queste, diciamo, manifestazioni metafisiche. Ma in realtà qui non c'è metafisica, c'è solo un gioco della loro immaginazione. Perché? Perché, beh, risponderò in modo semplice che, prima di tutto, quando una persona entra davvero nel piano astrale, è una dimensione completamente diversa. Quindi, in quella dimensione dove si arriva, mentre si è in proiezione, lì non c'è una forma così materiale, beh, come siamo abituati a vedere. Sì, ecco, un piatto è un piatto, un tavolo è un tavolo, ma è diverso. Per quelli che sanno almeno un po' di fisica e capiscono cos'è una dimensione superiore, diciamo la quinta, la sesta dimensione, beh, capiscono che tutto ha un aspetto diverso. Come esattamente non lo diremo perché ci farebbero eco quegli stessi appassionati della proiezione astrale o dei sogni lucidi. Ma con questo è molto facile capire chi è un narratore e chi capisce davvero almeno qualcosa. Ma in realtà, ancora una volta, vorrei ripetere, le persone che hanno effettivamente la capacità di viaggiare sul piano astrale non sono poi così tante, e credetemi le conosciamo tutte, ma nessuno di loro corre a dire di avere questa capacità e simili. Come avete visto, abbiamo anche dovuto coprire il volto dell'operatore, anche se ha un volto molto simpatico, credetemi sulla parola, i ragazzi qui possono confermare. Non è stato fatto per spaventarvi, ma in realtà è una necessità forzata. Che altro posso dire al riguardo? Vorrei dire la cosa più importante, che tutte queste proiezioni astrali, i sogni lucidi e tutto il resto, non hanno nulla a che vedere con lo sviluppo spirituale di una persona. Non aiutano. Questi sono gli strumenti che servono in realtà ad una ristrettissima cerchia di persone. Diciamo a coloro che sono chiamati geliari, che stanno veramente dalla parte del mondo spirituale, come ho già detto. Ed è necessario per loro, prima di tutto, per studiare come funziona questo mondo, per poter affrontare almeno un po' coloro che sono nell'ombra, beh, in un certo senso. Ma la gente comune non ne ha bisogno. Per quanto riguarda questo gioco, la fantasia per la magia, la fantasia per i piani astrali, questa è esattamente la fantasia che porta a far sì che una persona si allontani da Dio. Con qualsiasi obiettivo lo faccia, è tutto dovuto alla curiosità, tutto viene dalla coscienza, e qui è la coscienza che li controlla. Ecco un semplice meccanismo. Una persona immagina, sottolineo, immagina una specie di porta, dietro la quale c'è un altro mondo. Beh, per esempio, siamo in un paese, immagina un luogo completamente diverso e le basta aprire questa porta, ancora una volta, immaginando che la stia aprendo,
e la coscienza le disegna immagini di un mondo diverso. La persona si emoziona e vi investe un'enorme quantità di attenzione. In parole povere, spreca la sua vita per un'altra illusione che ha origine dalla coscienza. Vale la pena di pensarci. Dopo tutto, quello che ha sprecato non lo riavrà mai indietro. È l'energia vitale. Questi non sono giochi ordinari, sono seri e gravi di conseguenze. Vale la pena scambiare ciò che è vivo per ciò che è morto? Ecco una semplice domanda. Beh, per quanto mi riguarda, la vita è tutto. È il bene prezioso che un essere umano possiede e anche un granello, anche il più piccolo, non vale la pena sprecarlo per ciò che è morto. Soprattutto per tutte queste allucinazioni, anche per tutte queste chiacchiere su questo. Non ne vale proprio la pena. Ma è interessante per la coscienza. E la coscienza spinge alla curiosità, alla padronanza di queste tecniche da parte di altre persone. Inoltre è così coloritamente descritto, pubblicizzato ovunque. E così la gente ascolta. Oppure c'è un altro metodo non così buono che viene utilizzato da questi viaggiatori astrali, per così dire. Dicono che nel piano astrale compiono delle pratiche. Un musulmano ha detto che lì esegue anche namaz, sì. Mentre sul piano astrale immagina di non essere lontano dalla Mecca, di stendere la sua suoia e vede tutto questo e lui si trova lì davvero. Una semplice domanda: dove si trova in quel momento? All'inferno, l'inferno ordinario. E chi prega? Per chi lo fa? Beh, ecco la risposta. È una perdita di tempo piena di illusioni. Beh, ragazzi, ci sono abbastanza illusioni anche qui, ovunque in questo mondo. Allora, perché inventarne altre? Quindi, se c'è qualcosa che non va, perdonatemi, volevamo fare meglio, come si dice. Ma è venuto come di solito. Scusate per le mie battute. Grazie, ragazzi, ci vediamo. Tante belle cose.